passeggiata musicale ha voluto accostare le sensazioni e le emozioni della musica ai suggestivi e caratteristici angoli di San Fedele, in un viaggio all'interno del quale è stato possibile vivere un'esperienza unica ed eccezionale. La passeggiata si è trasformata quindi in un'avventura per le vie di un incantevole paesino di montagna, alla scoperta del mondo della musica. La visione di meravigliosi scorci e panorami è stata sottolineata dalla colonna sonora prodotta dai musicisti che lentamente sono diventati veri e propri compagni di viaggio. Il vino spesso al pane per chi dice non siete o fame. Grazie particolare per questo momento di condivisione, del piacere di aver appreso qualcosa di piacevole. So che con entusiasmo partecipate alle attività di educazione musicale, di strumento, eccetera, quindi è importante condividere con le vostre famiglie, con gli altri compagni e con il territorio questo momento di piacevolezza e di amore per il piacere di imparare. Questo è importantissimo, perché la cosa più importante è l'entusiasmo e appassionarci per qualcosa. Un grazie particolare quindi va sicuramente per l'organizzazione al dottor Caldarini, che è il mio vice presidente,
si è speso moltissimo, alla Presidente del Consiglio d'Istituto, la signora Vecciova, che come sempre è presentissima in rappresentanza dei genitori e quindi della collaborazione che la scuola ha con i genitori. Del signor Agnese che non vedo, Stefano Agnese che anche lui come consigliere del Consiglio Scolastico dell'Istituto, poi l'amministrazione comunale, il sindaco, la signora Andraetti, l'assessore che veramente ci hanno dato una mano grossissima, il vice sindaco, il signor Toretti, la comunità montana, la Proloco che ci ha offerto questo momento conviviale, culinario. Grazie a tutti veramente, perché è importante che i nostri ragazzi vivano dei momenti di condivisione di ciò che apprendono, la loro esperienza formativa con tutti noi, con tutto il territorio. Grazie.